Tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi video shopping. Ho qui un sacchetto di acquisti che ho fatto al DM e in questa scatola Sephora invece ho messo un po' di prodotti che ho preso su Amazon e acquisti vari sui siti delle parafarmacie. Iniziamo, direi di passare subito alla parte succulenta del video. Come sempre vi invito a lasciarmi un like o un commento se vi piace questa tipologia di video, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di venirmi a trovare anche su Instagram. Iniziamo dal nostro immancabile sacchetto del DM che regala sempre tante soddisfazioni, tanti acquisti a poco, ma sempre molto carini. Vediamo che danni ho fatto questa volta. Ho preso questo pacchetto di 25 salviettine struccanti, detergenti di Balea, mi hanno attratta perché erano rosa, al profumo di pompelmo, anche se a me il pompelmo non piace, dice che sono per tutti i tipi di pelle, che vanno a rimuovere anche il trucco waterproof, io essenzialmente lo utilizzo per rimuovere gli swatch, arricchita con vitamina E che dona idratazione senza seccare la pelle, senza alcol, comunque sembravano interessanti. Poi ho preso per la prima volta due deodoranti di Balea. Questo l'ho preso perché mi ha attratto la profumazione. Si chiama Calm Cocos con 0% alluminio ed è al profumo di vaniglia e cocco. Dove leggo vaniglia, io sono particolarmente attratta, ancora più che dal cocco. E dice che ha un'efficacia di 24 ore. Lo scopriremo. Speriamo comunque che il profumo sia così buono. E ho preso poi quest'altro deodorante sempre di Balea, che si chiama Golden Moon, 0% sempre alluminio, anche in questo caso 24 ore, di idratazione. Dice che ha un profumo fruttato perché ho sentito dire che è il dupe, del deodorante Alien. Quindi mi ha incuriosito la cosa, anche perché quello Alien non l'ho mai provato, e vediamo se questo mi può piacere. Passiamo alla skincare. Ho preso di Bioven, dovrebbe leggersi così. Questo sera l'acido ialuronico. Quest'estate ho già acquistato quella alla vitamina C che non ho ancora provato, però questo mi stuzzicava e Bioven dovrebbe trovarsi solamente al DM. Questo è con acido ialuronico, vitamina C, collagene e aloe vera, quindi mi sembrava parecchio interessante, 99,8% di ingredienti di origine naturale. E come un buon siero l'acido ialuronico dovrebbe dare idratazione intensa, distendere la pelle, ridurre le rughe esistenti e prevenire le nuove. Insomma, se un siero l'acido ialuronico fa il suo dovere, dovrebbe dare un aspetto di pelle più rimpolpata, distesa. Quindi sono molto curiosa di provarlo. Ho preso poi un prodotto che guardavo da tempo. In realtà questo non è molto economico perché costa dai 15 ai 20 euro. Si tratta di questa lozione anti-aging di Hadalabo Tokyo. Questo brand è rivenduto anche qui, mi sembra, solo ed esclusivamente al DM. E questa lozione è molto famosa, cioè nella versione classica, normale, non anti-aging, e in quest'altra versione appunto super idratante. Ho iniziato da lei, anche se penso di voler provare anche l'altra, anche perché dice che è la linea skincare numero uno in Giappone. Sembra che sia fantastica, ho preso questa perché collagene e retinolo e quindi va bene adesso che arriva la stagione più fredda, l'inverno, perché poi verso la primavera smetto di utilizzare i prodotti che contengono retinolo, quindi nel caso prenderò poi anche quell'altra che ha un becco bianco-azzurro, non mi ricordo. Dice che è senza fragranza, comunque c'è tanto prodotto all'interno, 150 ml, è proprio una lozione viso antietà super idratante con acido ialuronico, collagene e retinolo. Vediamo, questa mi incuriosiva un sacco. Ho fatto razzia di ampolle, ma non solamente al DM, non solo queste che vedete, ma anche altre che vi mostrerò più avanti nel video. Mi è venuta un'altra fissazione, ovviamente potevo farmi mancare anche quella per le ampolle. Di Balea, l'altra volta avevo preso quelle della linea Benessere e questa volta ho visto loro due, ho preso anche queste. Queste sono della linea Beauty Effect, queste dovrebbero avere proprio un effetto lifting con acido ialuronico. Mentre queste della linea Vital sono indicate più per pelli mature, dice dai 45 in su, insomma, io direi che dopo i 30 possiamo tranquillamente utilizzare anche questi prodotti perché prevenire è meglio che curare. Ideale per pelli mature, stimola il rinnovamento epidermico ed attenua i segni del tempo donando luminosità alla pelle. Sembravano interessanti anche per il prezzo. E poi ho preso queste di Dermolab, sempre antietà, però dice che sono un concentrato di acido ialuronico, quindi queste sono sicuramente ottime da utilizzare quando sentiamo che la nostra pelle ha delle particolari esigenze, richiede qualcosina in più rispetto alla nostra solita skincare. Fiale viso rimpolpanti, trattamento intensivo e contengono anche vitamina C e peptidi.
Quindi anche questo ha attratto molto la mia curiosità. Non costano pochissimo perché sono sui 15 euro. Non so se si trovino anche online. Dermolab fa parte del gruppo Deborah e dice che già in un'ora abbiamo le rughe ridotte del 30% ora. Vabbè, devono sempre un po' esagerare, in ogni caso mi sembravano parecchio interessanti. E adesso passiamo a un po' di maschere in tessuto. Sapete che io amo follemente le maschere in tessuto e ne ho preso un pochino. Ho preso due maschere per le mani, mai provate, che mi sono sembrate interessanti. Queste di Free Myself Instant Beauty Line, queste più in vista della stagione fredda quando ho le mani molto molto secche. Adesso mi basta normalmente la crema mani. Mi sembrava carino come prodotto perché è in due fasi, c'è la maschera guanti con gauze e fiordaliso da tenere in posa 15-20 minuti, dovrebbe avere un effetto idratante fino a 72 ore e poi c'è proprio la crema mani con acido ialuronico effetto nutriente che è la fase 2. E poi ho preso anche questa di Glice Mille, maschera mani unghie che dovrebbe avere un effetto nutriente e riparatore, mani morbide e curate con biocamomilla, urea, burro di karité e muru muru muru. Sì, si legge così. Poi, passando al viso, ho preso di matte della linea Age Active questa maschera rigenerante con bava di lumaca pura. Di matte di questa linea ultimamente ho preso tutte le ampolle, delle varie tipologie e per curiosità ho voluto prendere anche una maschera e sono curiosa di vedere se questa bava di lumaca così famosa effettivamente fa qualcosa o no. Poi erano in promozione, quindi le ho prese queste maschere di Acti Mask che non conoscevo e ho scelto queste due nella versione alta idratazione con aloe vera bio, biocollagene vegetale, rassodante, lenitiva, antistress, dice che non gocciolano, sono anatomiche e ovviamente senza risciacquo. E l'altra versione che ho preso è la Anti-Age Effect con oro 24 carati e collagene naturale. Questa dovrebbe avere un effetto illuminante. E niente, mi sembravano carine, quindi le ho prese. E infine altre maschere di un brand che non ho mai utilizzato prima, queste HQ HQ. Ho preso la versione rinfrescante per tutti i tipi di pelle con cocco e acido ialuronico. Questa con 97% di ingredienti di origine naturale, formula vegana, dovrebbe donare il 55% di idratazione in più alla pelle e dovrebbero andare bene anche per le pelli sensibili. E l'altra versione è la maschera Relax, invece per pelli proprio secche e sensibili con camomilla e fior di loto. Insomma, un po' di maschere diverse da quelle solite che acquisto e prendo almeno come brand. E infine ho preso anche due peeling per le mani di Balea perché questi erano a meno di 1 euro, pochissimo. Sono dei peeling mani con olio di rosa selvatica e granuli di nocciolo di albicocca e dovrebbero lasciare la pelle vellutata. Sono arricchiti con cristalli di zucchero che vanno a rimuovere le cellule morte. Per il prezzo piccino mi sembravano molto molto sfiziosi. E con questo ho terminato gli acquisti fatti al DM. Passiamo all'altro bottino, direi sostanzioso anche lui. Intanto vi mostro questi campioncini di Freshly Cosmetics che ho ricevuto gratuitamente a casa. In tutto sono 6, perché per 2 volte c'è stata questa promozione per cui si potevano ricevere gratuitamente questi campioncini senza neanche pagare le spese di spedizione. Ve l'ho segnalata su Instagram, in tanti so che ne abbiamo approfittato. Se volete venire a conoscenza di queste promozioni in tempo, mi dovete seguire lì perché su YouTube non riesco ad aggiornarvi. Passiamo adesso a vari acquisti. Di ampolle, vi ho detto che mi è venuta anche questa ossessione e le ho prese su vari siti a seconda delle varie promozioni perché alcune mi rifiuto proprio di acquistarle a prezzo pieno perché costano. Per 7 ampolle, è vero che non per forza bisogna utilizzarle una dietro l'altra per 7 giorni, si possono usare anche solo all'esigenza, però costano come queste di L'Oreal che ho preso della Lineage Perfect. Quelle di L'Oreal le sto prendendo tutte. Mi sembra che mi mancano solo quelle all'acido glicolico a prezzo pieno 20 euro. Le ho acquistate su H&M sempre con una promozione che vi ho segnalato su Instagram per 7-8 euro. Quindi le ho prese subito, anche se questa è la linea più per pelli mature dai 50 anni in su. Però male non faranno, azione rimagliante, trattamento intensivo per 7 giorni, concentrato in frazioni di collagene.
Poi su Amazon invece ho preso queste di Nivea della linea Hyaluron Cellular Filler. Questo ha un effetto lifting, antigravitare, compattante, vanno a ridefinire i contorni del viso, ridurre le rughe e fortificare la pelle con acido ialuronico, booster di elastina e blend di oli naturali. Anche queste su Amazon a un prezzo ottimo, perché anche loro su Douglas mi sembra che costano sempre sui 20 euro, le pagate sempre sugli 8 euro. Invece queste di Nivea della linea Q10 Energy le ho prese su Notino, come i restanti prodotti di questa linea, la crema viso, la crema contorno occhi, perché non si trovano da nessun'altra parte, né online, né da Tigotà e né al DM, almeno qui da me, quindi le trovo solo su Notino. E queste sono a base di vitamina C ed E, che hanno un'azione antiossidante ottima, quindi le dovevo per forza prendere e provare. E infine, sempre su Amazon, ma queste si trovano anche al DM, ho preso queste di MAC della linea Age Active. Avevo già acquistato quelle alla bava di lumache, questa volta ho preso quella all'acido ialuronico puro, quindi con un effetto rimpolpante, e queste a base di siero di vipera, attivatore di giovinezza. Vediamo, con tutte queste ampolle dovrai tornare 15 anni. E stavo già dimenticando, ho preso altre ampolle ancora. Queste sono di Clinians. Queste invece le ho trovate su una parafarmacia, forse la Loreto Gallo. Comunque, se trovo il link, ve lo metto. Scontatissima al 50%. Trattamento in fiale 7 giorni, azione intensiva, siero booster, rimpolpante e volumizzante a base di acido ialuronico. Beh, adesso sono chiuse, comunque sono con collagene, vitamina A, insomma, al 50% perché lasciarli lì? Su Amazon, sempre promozione che vi ho segnalato su Instagram, ho preso questa crema notte di L'Oreal della linea Revitalift Filler con acido ialuronico. Questa linea mi sta attirando tantissimo, sono innamorata del tonico e ho preso già il contorno occhi, il siero. La prossima volta voglio prendere anche la crema giorno, ormai le ho tutte. Questa è proprio la linea indicata per la mia età, perché è da 35 anni in su. Questa è appunto la versione notte, trattamento antirughe, rivolumizzante, che riempie le rughe da sonno e ripristina i volumi con acido ialuronico concentrato. E l'ho presa su Amazon perché c'è stata una di quelle promozioni a tempo, per cui costava 8 euro e anche questa crema a prezzo pieno, normalmente la trovate a 15-18 euro, insomma, costano. Quindi era un'ottima promozione. Poi passiamo adesso alle parafarmacie, anzi no, a Mario Nod. Finalmente ho preso questo prodotto di Biotherm, l'Aqua Glow Super Concentrate, che è uno degli ultimi prodotti lanciati da Biotherm, perché è tutta l'estate che lo voglio e non riuscivo ad acquistarlo perché per 2 volte mi hanno annullato gli ordini su 2 siti di parafarmacie. L'avevo trovato super scontato e poi mi era arrivata la mail che il prodotto era terminato, mi hanno rimborsata. Alla fine sono riuscita ad acquistarlo con un ottimo sconto su Marionaud, perché un giorno ci sono state le spese di spedizione gratuite, quindi questo costava 20 euro, forse anche meno, e sono riuscita finalmente a prenderlo. Il pack è meraviglioso perché ovviamente è rosa, quindi per me è bellissimo. Comunque, è a base di Life Plankton, come molti prodotti di Biotherm, glicerina, complesso vitaminico. So che appunto dovrebbe contenere vitamina C, dovrebbe avere un effetto illuminante indicato per pelli da normali a miste. Curiosa, si chiama Concentrate, ma in realtà è proprio una crema viso, forse è più indicata per il periodo estivo. Comunque io l'ho presa e al massimo la tengo lì per la prossima estate. Passiamo agli ultimi acquisti fatti sui vari siti delle parafarmacie, che sapete io amo follemente. Tra un po' sono come Sephora, Pinalli per me, come le chiama la mia cara amica Nicoletta, le farmacie delle pare, perché ogni volta che si entra su quei siti viene la para di acquistare tutto, anche perché online si trovano i prodotti a dei prezzi pazzeschi. Io poi sono sempre alla ricerca di super sconti e ho fatto degli affaroni, prodotti al 40-50% di sconto, come nel caso, scusate, ma ho la finestra aperta perché non voglio accendere più l'aria condizionata e ci sono rumori, come nel caso di questo siero all'acido ialuronico di La Roche-Posay Yalu B5 Serum. Questa promozione ve l'ho segnalata su Instagram perché sul sito della parafarmacia Pharmae si riusciva ad acquistare con 20 euro di sconto invece di più di 40 euro a poco più di 20 euro. Insomma, questo siero all'acido ialuronico ce l'avevo in wishlist da tanto tempo, è stata proprio l'occasione per acquistarlo. Questa è la pipetta contagocce separata,
Sono curiosissima perché sembra sia eccezionale e sempre di questa linea di La Roche vorrò prendere anche quello alla vitamina C. E parlando di vitamina C, ovviamente non potevo non prendere un siero, in questo caso un concentrato antiossidante di Bioniche della linea Defense Boost. Dice che questo ha vitamina C microincapsulata, colorito spento, segni di fatica, ovviamente un po' come tutti i prodotti a base di vitamina C. Dice che la pelle dovrebbe apparire più luminosa, segni di fatica attenuati, dovrebbe attenuare le linee rughe per una pelle levigata e rivitalizzata, perché sappiamo che la vitamina C appunto va a dare un aspetto più luminoso alla pelle, ma anche un'attivazione antiossidante. Ed è questo prodotto, questa confezione da 30 ml. Infine, ultimo ordine che ho fatto appunto su siti di parafarmacie è sul sito di Sempre Farmacia, perché ho trovato sempre questo booster alla vitamina C di Eucerin della linea Hyaluron Filler, che anche qui mi incuriosiva da un po', e l'ho acquistato perché l'ho trovato scontato a 9 € singolo, perché vendono anche il kit con 3 booster all'interno, ma non avendolo mai provato, inizialmente è sufficiente sicuramente provarne uno, ed è questo qui. E per raggiungere poi la soglia, per non pagare le spese di spedizione, ho preso per la prima volta un kit dei prodotti Darphin. Non ho mai provato nulla di Darphin, non ho neanche mai avuto nulla di Darphin. Questo era un kit di 5 mini size che mi sembrava proprio carino per farsi un'idea del brand, dato che ha dei prezzi abbastanza rilevanti. Si chiama Botanical Essential Secrets. È tutto ben incartato all'interno, sono proprio delle mini size carinissime. Allora, c'è la crema gel idratazione continua, size da 15 ml. Poi c'è questo meraviglioso siero in mini size da 5 ml della linea Intral. E anche questo bellissimo tonico, il pack è stupendo, l'Intral Toner con camomilla, e questo è da 50 ml. Sono delle mini size, ma sono veramente delle chicche deliziose. Mamma che belle. Comunque c'è anche questo balsamo struccante, cleansing balm aromatico da 5 ml. E questo meraviglioso, minuscolo ma delizioso Chamomile Aromatic Care, forse è l'olio viso, non lo so perché non c'è scritto nulla, da 4 ml. Sono delle mini size davvero troppo, troppo sfiziose. E come omaggi per questo acquisto, che tra l'altro era piccolino, 25-30 €, mi hanno dato questi campioncini del Dichloreum Hematosol e questo interessantissimo gel detergente purificante di La Roche-Posay della linea Effaclar da 50 ml, quindi una travel size indicato per pelli oleosi e sensibili, quindi questo sicuramente lo proverò nella stagione più calda. Ottimo, direi un omaggio per un ordine di 25 e 30 € fantastico. Ho terminato anche questi acquisti, mi spiace sempre finire i video perché mi diverte proprio mostrare le cose che acquisto, che mi regalano sempre grande gioia e soddisfazione quando si parla di make-up e skincare. La gioia e la soddisfazione non manca sicuramente mai. Spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia fatto un po' di compagnia. Fatemi sapere ovviamente se avete provato alcuni di questi prodotti, che cosa vi sembra particolarmente interessante. Io vi aspetto prestissimo in un prossimo video se volete. Vi mando un bacione grandissimo, alla prossima, ciao!